Si vedono intorno alle 19:30, fanno un aperitivo Conte e Renzi. Cosa ci aspetta? Lei ha qualche notizia? È vietato? No, l'aperitivo è vietato. Sono vietati gli aperitivi, però cosa è? Palazzo Chigi al chiuso, una bottiglia di bollicine, se si mettono d'accordo ci può stare. Non lo so, noi diremo con chiarezza le cose che anche oggi, se avete avuto modo in una mattinata, mi rendo conto convulsa, Renzi ha messo nero su bianco in una lunga lettera che è sui giornali, e lì c'è un pochino il senso di quello che noi diremo oggi al Presidente del Consiglio. Le questioni sono due, da una parte c'è... Mi sentite? Sì, sentiamo. Io non sento più nulla. Dicevo, le questioni sono sostanzialmente due. Da un lato ci sono, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, le risorse del Recovery Fund, Next Generation EU, 209 miliardi, di cui una buona parte presa a prestito dai nostri figli, non possono essere sprecate, non possono essere gestite secondo quel piano abbastanza ridicolo che ci è stato consegnato nottetempo. Sono moltissime questioni, compresi 9 miliardi per la sanità, che a mio parere è una questione enorme, quindi su quello saremo tutti molto attenti. Però c'è anche il MES. E allora ho pensato, ma il MES è una condizione per andare avanti o no? Ci sono anche tanti appuntamenti internazionali che dovranno vedere l'Italia protagonista nei prossimi mesi, dal G20 che è appena cominciato alla COP26 e così via. Però il MES è fondamentale, ma io dico una cosa con grande tranquillità. D'altronde il Movimento 5 Stelle ha cambiato posizione su diverse cose in questi anni di governo. Comunque, mi scusi, le dico una cosa importante, perché Giarrusso, che non cambia mai posizione, sì, ha detto prima che la task force è un'ottima idea, non è detto che l'hanno tolta dal campo quella. Hanno detto che è stata richiesta dall'Europa. Vedremo cosa ne pensa Conte. Che deve... Come dice Sassoli. Questa è una fake news. Perché è stata smentita dalla portavoce della Commissione. Ma glielo dica lei, Giarrusso, che è più vicino di me che a Bruxelles. Però questa notizia è stata ampiamente smentita dalla portavoce della Commissione Europea, che ha chiarito che non c'è nessuna indicazione da parte della Commissione su come vanno gestite queste risorse. Poi intendiamoci, noi col governo Renzi abbiamo dato vita a un sacco di unità di missione a Palazzo Chigi. Noi abbiamo dato vita all'unità di missione sull'edilizia scolastica, a quella sul dissesto idrogeologico. Appena è arrivato Conte le ha cancellate tutte e due, è un peccato perché servirebbero ancora come il pane. Però sono strutture snelle di tecnici che, una volta che hanno ricevuto l'indicazione dalla politica, dal governo, dal Parlamento, fanno un lavoro tecnico di coordinamento tra i ministeri. Nessuno è contro l'unità di missione. Nessuno è contro l'unità di missione. Noi siamo contro il fatto che si prendano 300 consulenti, amici degli amici, dopo che si sono mandati a casa 300 parlamentari, per fare cosa non si capisce, per sostituire la politica. Facciamo questo non va bene. Giarrusso, le scelte le fa la politica e ne risponde la politica. Devo arrivare a un grande...